Buongiorno a tutti e benvenuti al minuto 91 post partita di Udinese Genoa da Udine, sottoscritto Marco V, da una bella illustrazione della partita che si è svolta ieri col Catanizaro ieri, la partita dell'Udinese dove ha vinto 1-0 davanti al pubblico friulano dalla Dacia Arena Stadio Friuli. L'Udinese ha giocato una buona partita, soprattutto caratterizzata anche da due cartellini rossi per parte delle squadre. Vi do anche le importanti formazioni che sono state dell'Udinese, dove c'erano importanti scuffette, poi ci sono stati dei nuovi, ben quattro nuovi giocatori dell'Udinese, dove c'è Sticker, il capitano Danilo, Nuiking, Samir, Berami, Barak, Janto, Lasagna, Maxi Lope e De Paul. La squadra invece del Genoa era Perin in porta, poi Biraschi, Rosettini, Gentiletti, Lazzovic, Bertolacci, Veloso, Max Pande, Lapadula e Tarabot. Vi dico subito che la partita è stata molto interessante, è stata una partita giocata entrambe le parti con un primo tempo importante per Udinese perché è andata in vantaggio a 15 minuti dal calcio all'inizio con un bellissimo gol di Janto con un rimpallo dal palo che è stato calciato dal tiro di Nuiting. Che prima di tutto è cominciata da una punizione, poi c'è stato un rimbalzo importante per Nuiting, che ha tirato al volo, ha peccato il palo sinistro del portiere Perin, poi ha calciato subito al volo Janto, facendo un importante gol per Udinese. Poi c'è stata una partita, diciamo, caratterizzata anche dagli infortuni. Dove la Padula non stava bene e aveva zoppicato, zoppicava e si ritoccava di nuovo sempre a ripetizione il ginocchio, quindi è stato subito un cambio. Poi è stato fatto un bruttissimo fallo di Bertolacci su Lasagna, dove l'arbitro nemmeno aveva sanzionato, ma invece dopo. È stato un colpo di scena. È stato infatti che l'arbitro è andato a vedere il filmato del fallo al bordo campo. Ha riguardato bene l'azione che è successo e è stata per la prima volta nel calcio italiano ad essere espulso un giocatore del Genoa. E quindi il VAR ha fatto vedere che era un fallo da cartellino rosso, infatti è stato un fallo a piede da martello in scivolata e quindi è stato espulso Bertolacci. Il Genoa è andato subito è rimasto in 10, è stato subito fatto un cambio del Genoa tirando via e togliendo un attaccante con Rampadde. E mettendo un centrocampista che serviva al Genoa, però poi non è cambiato quasi nulla perché è rimasto finito il primo tempo con ben 5 minuti di recupero. Poi c'è stato l'intervallo, è ritornato il secondo tempo. C'è stato un secondo tempo molto elettrizzante perché era molto difficile, un campo che soprattutto al centrocampo non era ben allagato dalla pioggia intermittente che si è abbattuto nella nostra regione del Friuli e ha fatto infatti infortunare anche un altro giocatore del Genoa come Biraschi. Poi
successo che è stato un brutto intervento di Pezzella, che era appena entrato a 5 minuti prima dell'espulsione, dopo l'espulsione che ha fatto, è entrato in entrata forbice, scivolando in un campo molto scivoloso, facendo un brutto fallo e subito cartellino rosso, senza ammonizione, diretto. È successo che dopo la partita è rimasta elettrizzante fino al fischio finale, dove hanno portato i 3 punti importanti, i primi 3 punti per l'Udinese dopo 2 partite iniziali perse, e adesso l'Udinese è a 3 punti insieme ad altre squadre. In prima, infatti, c'è la Juventus, il Napoli Inter a 9 punti, la Lazio Lazio-Torino a 7 punti, dopo Sampdoria, Milan a 6 punti, Spal e Bologna a 4 punti. Poi le altre partite, dove una partita in meno per la Roma, che ha 3 punti, poi c'è la Fiorentina, Udinese, infatti, adesso a 3 punti. Poi ancora Atalanta, che va Genoa e Cagliari. A 1 punto sono rimasti Genoa, Sassuolo, Crotone e la Sverona a 0 punti neo squadra del Benevento a 0 punti con 3 perdite. È stata una partita molto interessante, quindi è stata sottoscritto. Scaratterizzata anche dal brutto tempo, perché a un certo punto c'è stato un momento che il campo non era in grandi condizioni. All'inizio era in buone condizioni, non aveva nessun problema perché era stato coperto con dei teloni molto grandi per coprire il manto erboso, e stati tolti prima del riscaldamento delle 2 squadre, Udinese e Genoa, e poi è stato, diciamo, finito una partita sotto un grande diluvio. Bene, da Autorevo Gino d'Este, RD1, Estabradio, il minuto 91 post partita Udinese Genova finisce qui. Vi ringrazio a voi per l'ascolto. Sono con la voce un po' giù, ma sono, cioè, un po' bassa, ma sono contento di questa vittoria dell'Udinese e sono felice. Grazie a tutti per l'ascolto, a risentirci alla prossima anteprima e post partita dell'Udinese. Minuto 91. Ciao ciao.